Bentrovati. Oggi torniamo a parlare della vicenda terribile del mostro di Firenze, anche in seguito alla notizia della scomparsa di Ruggero Perugini, l'investigatore che aveva aperto la porta delle indagini della cosiddetta pista Pietro Pacciani. Ne parliamo con una persona che ha dedicato tantissimo tempo proprio allo studio, alla ricerca di questa vicenda. Paolo Cocchi è con noi, lui è uno scrittore, un documentarista, un reporter, che ha proprio approfondito tanti aspetti, ha scritto un libro anche, un librone, a dire la verità, proprio sulla vicenda. Quindi benvenuto Paolo. Grazie, un saluto a tutti voi. Senti, io partirei proprio da questa scomparsa di Perugini, che appunto aveva 75 anni, ci ha lasciato, e tutti ricordiamo negli anni appunto inizio anni 90, insomma, quando si è aperta quella porta nelle indagini, no, sulla storia di Pacciani. Tu l'hai incontrato. Sì, io l'ho incontrato più di una volta, ovviamente intervistato e l'ho conosciuto abbastanza. Era un uomo molto serio, molto preparato, colui che ha portato un certo tipo di investigazione in Italia. Lui ha studiato a Quantico negli Stati Uniti e quindi diciamo che ha dato un po' il percorso poi a quella che è stata una linea investigativa più scientifica e meno classica, ecco, insomma. In quegli anni, diciamo, in Italia parlare di serial killer era qualcosa di ancora lunare, forse, no? Era una cosa che non si sentiva. Assolutamente sì, infatti furono colti impreparati, l'impianto investigativo fiorentino c'era uno scoordinamento all'epoca, qui parliamo degli anni 70-80 e quindi soprattutto nella preservazione della scena del crimine, ma non solo, anche nel tipo di coordinamento. Infatti dopo il penultimo delitto nasce la SAM, che era la squadra antimostro, inizialmente capitanata dal dottor Sandro Federico, e poi appunto fu lasciata nelle mani di Ruggero Perugini. Dicevi che appunto che lui aveva avuto un'esperienza negli Stati Uniti a Quantico, e quindi era più, sicuramente più familiare con questo tipo di indagini su vicende di questo tipo, perché negli Stati Uniti era qualcosa che già si seguiva. Che cosa in particolare secondo te ha portato nelle indagini? Beh, ha portato, lui fu il promotore insieme a Vigna, ovviamente, di Pacciani, tutta l'indagine su Pacciani, che poi ha portato a tutta una serie di filoni di indagine che però non hanno purtroppo portato a dei risultati apprezzabili, come insomma ben sappiamo e come anche tu hai evidenziato nella trasmissione e io nel libro. Talune storture giudiziarie e investigative, però ha dettato una linea di investigazione che è stata poi ripresa da altri investigatori, più scientifica, più tecnica, più di diversa matrice. Senti, dicevi appunto che poi sono proseguite le indagini, ci sono state anche errori, ci sono state piste che hanno portato anche a nulla, insomma. Tu in particolare ne hai approfondite alcune. Una riguarda l'ultimo delitto, se ne torna a parlare anche di questo, no? In questi giorni. Sì, ne ho approfondite tutte in realtà, da Certo. quella di Tarda, che spiego nel libro, a quella dei compagni merende, a quella di Perugia, insomma, le ho approfondite tutte attraverso i documenti e attraverso gli atti, perché è una mia prerogativa fare documentari o libri, sempre basandomi esclusivamente su questi. E sono venute ultimamente fuori delle cose molto interessanti che io evidenziai anche in procura, perché ho avuto un trascorso da consulente per l'avvocato di parte, l'avvocato Mazzeo, che era la parte civile per delitto dell'81, Carmela Denuccio, Giovanni Foggi.
E qui ho avuto modo di approfondire le ultime carte, quindi le ultime dagli anni, addirittura dal 1968 fino a pochi mesi fa. E da qui sono emersi molti dati interessanti che io dapprima ho rappresentato alle autorità e poi ho sviluppato nella mia rubrica, al di là di ogni ragionevole dubbio, che è una rubrica su giornale OK News 24. Quali sono? Sono molteplici, a partire appunto, come dicevi tu, dall'ultimo delitto di Scoperi e quindi dalla retrodatazione di questo, ossia questo delitto già nasce, già all'epoca c'erano dei dubbi sul giorno. Sulla sera, o meglio, del delitto. C'è chi diceva che era di sabato, chi di venerdì, chi di domenica. Questo in base allo stato cadaverico e alle larve presenti. E quindi tutti i vari investigatori che si sono succeduti, quindi dell'Arma dei Carabinieri, della SAM stessa, i magistrati stessi, erano abbastanza convinti sul sabato. Ci fu un lavoro del giornalista Mario Spezzi che individuò attraverso le immagini fotografiche della donna, del cadavere femminile, delle larve piuttosto sviluppate. All'epoca questa era una prassi di medicina legale non usueta. Cioè, questo me l'ha detto il professor Marello, che era uno dei medici legali che ha fatto le autopsie. E quindi l'entomologia ancora era di là a venire. Quindi Spezzi cosa fa? Spezzi interpella Introna, cioè colui il maggiore esperto, il professor Introna, che ha importato questa pratica dagli Stati Uniti nell'86. Quindi nel 2002 Spezzi interpella Introna e Introna fa una perizia. Introna fa una perizia, gli avvocati di Mario Vanni, che nel frattempo era stato condannato per quattro dei duplici omicidi in concorso con Giancarlo Lotti, chiedono la revisione del processo. In base proprio a uno dei punti fondamentali, focali, era proprio questo. L'avvocato era Nino Marazzita e Nino Filastò. Ricevono, come si suol dire, due di picche dal giudice perché dicono che i processi putrefattivi della donna erano stati accelerati e quindi conseguentemente anche lo sviluppo larvale era stato accelerato dal calore generato e dall'umidità. Perché si trovava all'interno della tenda, dove, del campeggio, insomma, in cui. Io cosa ho fatto? Sono partito da questo punto e sono riuscito a procurare in maniera ovviamente lecita, perché erano gli atti, le foto anche del cadavere maschile che era all'esterno della tenda, quindi nella boscaglia. E con mia grande sorpresa, interpellando cinque medici legali illustri, poi te li nomino, e due entomologi forensi, uno dei quali ha rifatto proprio l'esperimento su Scopeti, hanno determinato, facendo una loro valutazione, ovviamente non giuridica, ma scientifica, determinando che il giorno della morte non poteva essere la domenica. E esposi tutta questa ricerca scientifica sul libro, al di là di ogni ragionevole dubbio, e feci un documentario specifico sul delitto di Scopeti. E questo determinò poi la condizione del cadavere maschile, in effetti presentava le stesse larve e le stesse condizioni tanatologiche o quasi della donna, e quindi questo andava a confermare quello che Spezzi e Introna avevano proposto qualche anno prima, nel 2002. Io questa cosa l'ho fatta nel 2015. E da lì, Quindi insomma, sono si retrodatava ancora di più andato il momento del delitto. al sabato, addirittura al venerdì. Cosa molto plausibile perché tutta un'altra serie di indicatori, sia scontrini, rigor mortis,
le varie testimonianze rendevano più plausibile al sabato l'omicidio. Questo stava poi a significare un problema per le sentenze, perché noi sappiamo che Lotti e Pucci, le sentenze si basano fondamentalmente sulle loro dichiarazioni. Quindi Lotti e Pucci cosa dichiararono? Che la domenica 8 settembre erano presenti in luogo e descrissero l'omicidio anche in maniera assurda, poi ne parleremo se vuoi, ma quindi non credibile, però questo ha fatto come un effetto domino, perché cambiando il giorno dell'omicidio la testimonianza veniva a cadere. E quindi poi il caso si riscaldò. Io mi ricordo che i Ross intervennero giorno di una trasmissione televisiva che facemmo a Firenze su Italia 7 e acquisirono il documentario, la registrazione. Poi mi venne chiesto preventivamente il libro dall'allora PM. E partì un'indagine che poi si consolidò anche con una richiesta da parte dell'avvocato delle vittime francesi, Vieri Adriani, che tuttora sento, insomma. Questa è un po' la genesi della retrodatazione. Poi ci sono alcune altre particolarità che sono venute fuori ultimamente attraverso le mie ricerche negli atti in procura. E una molto significativa riguarda un personaggio di cui venne fatto l'identikit nel delitto dell'84 a Vicchio, visto da più persone aggirarsi nei giorni precedenti al delitto di Stefanacci Rontini, quindi delitto del 29 luglio 84. Ecco, quindi siamo nella zona sempre di Vicchio, come dicevi, nord di Firenze, 84, è il penultimo, dei delitti e qualcuno osserva una persona sospetta. Più di una persona, questa persona, una persona dai tratti somatici ben specifici, quindi rossiccio di capelli, con robusto, alto, 1,80 m, seguiva i due ragazzi al giorno dell'omicidio, ma non solo. Nei giorni antecedenti fu notato anche dalle colleghe della Pia Rontini, cioè le ragazze del bar, persone che io e testimonianze rilasciate nell'immediatezza dei fatti. Attenzione, perché questo è importante, elemento importante, perché questa storia si è caratterizzata molto con testimoni venuti 10 anni dopo i fatti, che dicevano: ho visto Pacciani lì, ho visto Pacciani lì. Queste sono testimonianze rilasciate nell'immediatezza. Quindi viene visto un personaggio sulla scena del crimine di giorno, questo personaggio qui, al bar della ragazza nei giorni precedenti, che chiedeva informazioni sulle varie figure femminili, diciamo, che erano nel bar. E poi viene visto da Bardazzi, che era il gestore di un bar con suo padre, che seguiva i ragazzi proprio il giorno dell'omicidio. Io ora ho messo insieme tutte queste testimonianze, ho messo in fila con l'aiuto dell'avvocato Bevacqua, con cui ho collaborato, che era il legale di Pacciani, ricordiamolo, ora deceduto, e abbiamo messo queste informazioni, questi verbali in fila e le abbiamo riportate sul libro. Poi sono andato a risentire gran parte di questi testimoni. E ovviamente documentandolo con un reportage televisivo, che mi confermavano tutto ciò. Ultimamente sono riuscito a trovare anche un avvistamento di una persona sovrapponibile fisicamente a questo individuo sulla piazzola di Scopeti il 6 di settembre, cioè venerdì 6 settembre, alle ore 18,
quindi sempre un uomo castano rossiccio, di corporatura robusta, tondo di viso, con determinate caratteristiche, e l'ho pubblicato, ci ho fatto recentemente un articolo. E quindi troviamo anche qui questa somiglianza. Questo identikit io l'ho mostrato ovviamente ai testimoni sia dell'84 che un'altra testimone dell'85. E sembra matchare da un punto, con tutti i limiti del ricordo Certo. temporale, eccetera. Quindi le dichiarazioni di queste persone dicono sì, in effetti somiglia molto a livello di fisionomia e di corporatura e i capelli soprattutto. L'identikit chi lo aveva realizzato? Nucleo provinciale dei carabinieri, mentre questo dell'85, sempre i carabinieri del gruppo operativo di Firenze, ma è un photo fit, quindi è un identikit più approfondito, che se vuoi poi ti manderò. Ed è stato all'epoca aperto qualche pista d'indagine, si è seguita questa. Sì. Io parlai con l'allora colonnello Sticchi, che poi depose al processo, il quale mi disse che cercarono in tutti i modi questa persona, anche quando ci fu il funerale di Pia e Claudio, portarono questo signore che si chiama Baldo Bardazzi al funerale per vedere se il mostro si presentava lì al funerale. Quindi lo misero in una posizione di privilegio e lo portarono anche al cimitero. Gli fecero vedere molte persone schedate, lo richiamarono più volte. Quindi fu preso in grossa considerazione negli anni Ottanta. Poi la pista sfumò. Questo personaggio rimase nelle carte sepolto finché con l'avvocato Bevacqua non riesumammo questa pista di interesse investigativo. Ma non si riuscì mai a dare un nome, diciamo, un'identità. E diciamo che poi con il lavoro fatto con l'avvocato Mazzeo, di cui io sono stato consulente, che difendeva appunto, come ti dicevo, gli interessi della parte lesa, Rosanna Denuccio, la sorella di Carmela, abbiamo approfondito nell'ottica delle indagini difensive. Quindi abbiamo chiesto e ottenuto dapprima un assenso all'accesso agli atti in procura. Siamo stati 4 giorni lì a guardare e a trovare, e come io avevo già notato in precedenza, c'era un dossier del nucleo provinciale dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, che aveva sviluppato nel 1984 e portava all'individuazione di un personaggio sovrapponibile fisicamente a questo degli avvistamenti. E questo personaggio era un personaggio nativo del Mugello. Era stato, ti dico quello che ti posso dire in sintesi contenuto nel dossier, era stato denunciato nel 1980 per atti contro la libertà sessuale, e gli erano stati trovati dei bossoli calibro 22 serie H, e era indicato come autore del furto di una Beretta calibro 22 nel 1965 avvenuto a Borgo San Lorenzo, mai ritrovato. Questo fondamentalmente lo dicono i carabinieri in questo dossier, chiedendo ai magistrati di poter perquisire e interrogare questo soggetto, indicandolo loro, non io, come probabile autore dei delitti del mostro di Firenze. Tutto questo è stato presentato e esposto in procura. A seguito di ciò, almeno in termini temporali, ci viene negato tutto, quindi l'accesso agli atti e quant'altro.
Noi facciamo altre richieste, ovviamente, e non ci vengono concesse. Questo è stato un po' lì. Poi ci sono state due interrogazioni parlamentari su questo diniego fatto all'avvocato Mazzeo, no? A cui ha risposto il ministro. Quindi è una situazione un po' delicata. Certo. Questo è, diciamo, il contenuto più o meno del dossier. Ma quando i carabinieri, come dicevi, avevano individuato questo sospetto e avevano chiesto alla magistratura di poter perquisire, come è andata a finire in quel caso? Allora, fu interrogato e fu perquisito e siamo nell'aprile del 1985, quindi i delitti non erano ancora ultimati. Certo. Non gli trovano nulla, però stranamente questo personaggio, tu sai perché l'ho sentito che l'hai detto nella tua trasmissione, ci fu la costituzione della SAM, no? Con un certo numero di indiziati, che io questa lista la ho, e sono andato a vedere anche i fascicoli di ognuno di me. Sono più di 400 indiziati. Stranamente questo personaggio non viene inserito nella lista SAM e quindi sparisce dalle indagini e gli investigatori che vengono, vedi Perugini, non hanno potuto vedere questo dossier, non hanno potuto avere contezza di questa situazione. E quindi questo personaggio sparisce nelle nebbie. E ti sei chiesto come mai? Perché non era entrato nella lista SAM. No, ma dico come Il mai? direttore Non... della Vittorio è stato Ah. fatto andare in procura e da lì c'è stato il silenzio e il diniego su tutto questo. Quindi era un forte sospettato, parliamo di sospettati, per carità, che ha un nome e cognome, io lo chiamo Missis nel libro, ovviamente. Che non c'è stato modo di approfondire da parte delle autorità giudiziarie. Io qualche ricerchina in più, ti dico la verità, l'ho fatta come nell'ambito delle indagini difensive con l'avvocato. Certo. E un po' di cose interessanti sono venute fuori. Però adesso c'è il limite perché non abbiamo la difesa purtroppo non ha gli strumenti che è all'accusa, no? E quindi il PM sta un po' al magistrato che si occupa dell'inchiesta approfondire o meno questa vecchia posizione, Quindi riesumarla oppure no. c'è un fascicolo sempre aperto. No, da quello che so io su questa vicenda non lo so, questo non posso saperlo. Ci sono altri due fascicoli, uno che riguarda la pistola, ovviamente mai ritrovata, e quello che riguarda il famoso bossolo Certo. che si dice essere stato artefatto, il bossolo ritrovato nell'orto del Pacciani nel 92. Questi sono i due attuali fascicoli aperti. Ma i delitti comunque non si prescrivono mai, per cui dovesse emergere, no? Qualche elemento nuovo, sicuramente Certo. l'indagine si riaprirebbe in quel caso. Ma questa persona, appunto, che non è mai stata poi alla fine indagata o non è stata inserita nella lista dei sospetti, è ancora viva? Non c'è più? Questo consentimi di tenere la riservatezza Certo. perché avendo svolto quel ruolo, quindi darei delle informazioni che potrebbero renderla riconoscibile al pubblico e quindi Certo, certo, certo. eviterei questo tipo di, sai, questa storia si è caratterizzata un po' da tanti anni sul concetto di sbattere il mostro in prima pagina, no? Come no? Quindi è giusto che sia così, che le cose rimangano all'interno delle procure, che rimangano all'interno degli studi legali degli avvocati che le hanno fatte, seguite queste indagini. E però c'è speranza perché ultimamente ho
ho rinvenuto nel fascicolo, nell'ultimo fascicolo, quello che poi ha portato all'archiviazione del legionario, quello che tu hai trattato in maniera egregia nel tuo documentario, ho rinvenuto una cosa sorprendente. E c'è una perizia genetica riguardante il reperto 80. Il reperto 80 sono le tre famose lettere che vennero spedite dopo la lettera a Silvia Della Monica, quella con il fettino, quindi i primi di ottobre dell'85, di minaccia ai tre magistrati, Canessa, Fleury e Vigna. Che cosa abbiamo notato? Abbiamo notato, questo già lo evidenziò il professor Bruno al tempo, il professor Francesco Bruno, quindi negli anni 90, nel suo dossier, e anche Carmelo Lavorino, che è un criminologo. Due di queste buste furono portate a mano, perché prive di affrancatura e prive di timbro postale. Un'altra, quella di indirizzata a Vigna, fu spedita invece da un ufficio postale, perché abbiamo il timbro postale. La cosa sorprendente è che in questo ultimo fascicolo viene trovato un DNA completo sulla busta, sulle tre buste, e questo DNA il genetista della procura ci dice è di saliva. Tutte e tre le buste sono state leccate dalla stessa lingua. Quindi, ora, non c'è la certezza matematica che queste tre buste siano del mostro. Certo. Però c'è anche da sottolineare un fatto, che queste buste, dal momento in cui arrivarono, quindi dall'ottobre a oggi, all'ultima indagine, furono sempre oggetto di perizie da parte dei magistrati. Furono le uniche, oltre a quella di Silvia Della Monica, che era sicuramente del mostro, furono le uniche buste prese in considerazione. Quindi gli venne fatto gruppo sanguigno all'epoca, no? Perché non c'era il DNA. Certo. Poi, quando ci fu l'indagine su Perugia, Narducci, gli venne replicato un accertamento scientifico. E ultimamente, con le nuove tecniche, hanno trovato e estratto un DNA completo. Completo significa comparabile, cioè 10 alleli su 22. Quindi io ho sentito immediatamente la dottoressa genetista Marina Baldi, gli ho sottoposto la perizia e lei mi ha detto che il profilo è comparabile, quindi con eventuali che non appartiene a nessuno delle persone finora indagate. Quindi vari Pacciani, Narducci, certo, Vinci, eccetera, e che si potrebbe estendere una ricerca a livello numerico, quindi dei sospettati, quindi anche questo Missis, per esempio, o comunque altre persone, e che ora le tecniche investigative dal punto di vista genetico sono migliorate da quando è stata fatta. Quindi è recente, il 2017. Adesso si può vedere addirittura il colore degli occhi, il colore dei capelli, mi spiegava l'etnia, no? Sarebbe un tentativo che potrebbe essere importante. Senti, queste sono le recenti novità sul caso del mostro. Che è incredibile come continuino a uscire, no? Elementi ulteriori, spunti se non altro di approfondimento, di indagine, che non era possibile analizzare all'epoca, perché anche lo sviluppo delle tecniche scientifiche permette di fare cose che 30 anni fa non erano possibili, per cui davvero ci si può aspettare qualche sorpresa. Se invece torniamo un attimo indietro nel tempo, e chiaramente dobbiamo andare nel campo delle ipotesi, no? Senza fare nomi, come dicevi che non si possono in questo momento fare,
Però come ti immagini la storia di questa pistola che dal 68 resta in silenzio per tanti anni e poi inizia una sequenza di delitti? Ma io dunque, oltre ad aver conosciuto un po' tutti quasi, i protagonisti e intervistato, già da, perché me ne occupo dagli anni 80, fine anni 80, quindi conosciuto e intervistato un po' tutti i protagonisti, l'idea che mi sono fatto io è che il delitto del 68 è in realtà il primo del mostro. Avendo conosciuto Natalino Mele, che era il bambino, ricordiamo, sì, che sopravvisse a... Non credo che sia nato nell'ambiente dei sardi, quindi credo che sia un delitto non passionale, per vari elementi che possono essere successivamente elencati. Quindi quello è il primo delitto del mostro, e poi c'è un'evoluzione. Nel 74 vediamo non delle scissioni, ma delle punzecchiature, dei disegni macabri, poi c'è il traccio di vita, eccetera, eccetera. E poi un altro periodo di pausa per arrivare all'81, dove viene fatta la prima scissione del pubblico. Quindi c'è un'evoluzione che mano a mano si evoluziona, se di evoluzione si può parlare, in senso criminale, fino poi all'ultimo delitto dove c'è la sfida. La sfida ai magistrati. E quindi c'è la lettera a Silvia Della Monica, che casualmente lei mi disse in quel momento, nel settembre 85, era a San Piero a Sieve, e l'assassino va a San Piero a Sieve a imbucarla. Potrebbero essere coincidenze, per carità, però di fatto è così. E poi tutta una serie di indicatori che possono essere queste pallottole che poi vengono ritrovate in quei giorni proprio a San Piero. Quindi io vedo un forte legame, assolutamente, come diceva il professor Bruno, con il Mugello. Sì. Il Mugello è una realtà distaccata da Firenze, è lontano da Firenze. Se un serial killer o comunque più persone, questo poi è libera interpretazione, devono commettere degli omicidi, non vanno a 60 chilometri, fanno un delitto a Scopeti e poi vanno a imbucare la lettera a San Piero a Sieve. San Piero a Sieve avvengono ben tre fatti criminosi: il duplice omicidio del 74, il duplice omicidio dell'84 e l'invio della lettera a Silvia Della Monica. Io credo che questo abbia un significato. E quindi ho pensato, abbiamo pensato, che l'origine, e quindi l'origine di questo, di questa o queste persone, era proprio quella del Mugello. Difatti questa persona che abbiamo indicato nel dossier, che i carabinieri hanno indicato, io ho evidenziato alle autorità, nasce in Mugello e nei primi anni 60 si sposta nella zona ovest fiorentina, quindi nell'asse autostradale, vicino all'asse autostradale fiorentina. E quindi io credo che i delitti iniziano nel 68 e si concludono nell'85, sempre con la stessa matrice, che è di carattere sessuale, e sempre con... è sempre con la stessa persona o le stesse persone. Questo è un po' lo scontro che c'è tra, certo, i vari criminologi, no? Che però mi sembra che un po' tutti dicono che si tratta di una sola persona, no? Quindi nel primo delitto, diciamo, del 68, comunque si immagina che non avesse un'età troppo avanzata. No, no, non particolarmente avanzata, ma neanche particolarmente giovane. Mm. E quindi ci siamo con quello che dicono i testimoni sui 40, 45, 50 anni negli anni 80, quindi nei delitti 84-85.
siamo in questa fascia qui. Il Pacciani nasce con un senso, l'indagine di Pacciani nasce con un senso, perché Pacciani era del Mugello, nativo, conosceva le zone mugellane, vigilante era del Mugello, legionario. Quindi non a caso io sono partito da questo furto di pistola, più che da un progetto. Sì. Perché credo che l'indagine debba essere fatta sugli episodi, non tanto sulle persone. E mi colpì questo furto di questa beretta del 65, mai ritrovata, e da lì approfondì. E venne poi fuori attraverso il dossier dei carabinieri, che non è stato mai divulgato, e venne fuori poi loro individuarono vari soggetti fino ad arrivare ad uno in particolare. E questo furto, comunque, stiamo sempre parlando del Mugello, anche il furto della pistola. Borgo San Lorenzo. Per cui si collega. 68. Agli stessi delitti. Potrebbe essere una pista investigativa, sicuramente, è quella che abbiamo percorso noi poi con l'avvocato, che avremmo potuto completare se ci avessero, diciamo, lasciato la disponibilità dell'archivio, perché questi sono casi freddi. Certo. Casi freddi, 99 su 100 li vai a investigare attraverso l'archivio. L'archivio è immenso, come puoi immaginare, parliamo di più di 50 anni di indagini. Ecco, queste sono un po' le mie visioni, però io distingo molto quello che è l'interpretazione personale, certo, e i dati di fatto. I dati di fatto ci consegnano una serie di situazioni che sono poi documentate. Certo. E io nei miei lavori ho sempre scisso quello che cercato, o almeno cercato di farlo, e quello che è poi la diceria, la voce, no? C'erano delle voci sulle sette esoteriche, ad esempio, assolutamente infondate. Nulla parla di questo nelle carte. Oppure c'è stata quella che legava a Zodiac, serial killer. Come no? Del tutto assolutamente infondata, senza una benché minima base documentale. Certo. E poi c'è quella ufficiale che, attenzione, non soddisfa i parenti. Perché non soddisfa i parenti? Perché innanzitutto riguarda gli ultimi quattro duplici omicidi. Ammettiamo che fosse così, che erano Pacciani, Vanni e Lodi. L'omicidio del 68 venne attribuito a Stefano Mele, quel signore oligofrenico, certo, corso con ignoti, e quindi non c'è una completezza giuridica. E teoricamente doveva continuare l'indagine, ma non è stato così. Poi abbiamo tre duplici omicidi, quindi sei persone, senza alcun giudicato, perché Pacciani, ricordiamo, fu condannato in primo grado e assolto in appello, e morì in attesa di giudizio di un altro processo. Quindi certo, tecnicamente sono privi di autore o autori, quei tre duplici omicidi. Le ultime sentenze sono ugualmente incomplete e in contraddizione tra di loro. E ti spiego il motivo. Vengono condannati Vanni e Lotti. Attenzione, Vanni, anche nel processo Vanni c'è il procuratore generale che chiede l'assoluzione, anche come avvenne per Pacciani. Anche per Vanni fu chiesta da parte del procuratore generale Propato, Daniele Propato, l'assoluzione e la calunnia per Lotti. Nonostante ciò viene condannato. Ma non la sentenza non motivano tutto, perché Lotti parlò di un mandante, parlò di un dottore. Il dottore fu individuato nel farmacista Francesco Calamandrei,
assolto perché il fatto non sussiste e quindi non quadra ugualmente il cerchio. Quindi un intreccio di sentenze non hanno portato a soddisfare nessuno, né ai familiari né ai vari sostenitori delle tesi investigative. Rimane un po' tutto pending. E io credo che a questo punto la procura debba fare un ultimo sforzo, un'ultima, mi dice in gergo automobilistico, sprint per cercare di dare una conclusione, perché ancora si può, ci sono dei personaggi in vita e ci sono degli atti e delle piste ancora da percorrere, nonostante i tantissimi anni passati. Ah, certo, noi ci siamo in attesa e speriamo davvero di vedere degli sviluppi. Ti chiedo un'ultima cosa prima di salutarci. Secondo te, nell'85, dopo l'ultimo delitto, ammesso appunto che il responsabile di questi delitti non sia stato arrestato, non facesse parte dei sospettati, come mai interrompe la sequenza di delitti? Ci sono varie ipotesi, ci sono varie ipotesi. Nel caso specifico c'è chi dice che interrompe perché lo stavano quasi prendendo, praticamente. C'è chi dice che interrompe perché finisce il munizionamento e non aveva possibilità di riprocurarsi, perché c'era una grossa, nell'84-85 c'erano dei controlli estremamente forti, eh. E c'è chi dice invece che comunque smise perché morì, la famosa pista perugina. Io penso che, non lo so perché smise, in realtà noi abbiamo dei dati abbastanza interessanti per quello che riguarda quel soggetto, che però non posso dire. Certo. E credo che smise perché entrò a lavorare in determinati ambienti, molto vicini a quelli giudiziari. Beh, insomma, con questo bel interrogativo, diciamo così, nell'attesa di poterne sapere di più, speriamo davvero presto. Ti ringrazio Paolo per essere stato con noi e torneremo. Spero appunto presto a riparlarne se ci saranno novità, se sarai disponibile. Spero di sì, con piacere, visto che il DNA è un po', no? La Certo. prova regina, no? Quindi, o sì o no. Ecco. Quindi mi auguro che possa dare dei risultati. Grazie Paolo, presto. Grazie a te.